io sono di Saluzzo, un vecchio leghista, nel senso che è tanti anni che ormai milito nella Lega, tanti di voi mi conoscono, abbiamo avuto tante battaglie con alti e bassi. Dico, per me è la prima volta che una candidatura direi di peso, perché andare in regione vuol dire andare a decidere, perché la regione è un organo pagatore, ha dei soldi, ha un bilancio importante e quindi insomma è un impegno non indifferente. È un impegno che ci deve, come dire, coinvolgere tutti, perché effettivamente se ci pensate questo è un piccolo passo, ma che può diventare magari determinante. Noi abbiamo un candidato in Piemonte, siamo fortissimi in Lombardia e abbiamo un candidato in Veneto. Queste tre regioni fanno il 60% della ricchezza, producono la ricchezza, il 60% della ricchezza italiana ogni anno. Il PIL, il 60% del PIL è lì, cioè è quelli che hanno il portafoglio pieno e che finora è stato aperto e altri l'hanno pescato. Hanno preso e gli sono rimasti attaccati alle mani quei soldi lì e da noi è tornato quasi niente. Allora abbiamo l'occasione di vincere in queste tre regioni e io dico se queste tre regioni, in queste tre regioni si vince e riusciamo poi a fare una politica compatta in queste tre qua, beh, allora no, ma io sui francesi, non siamo a fare la guerra e quindi credo che cominceremo a contare di più. Anche perché cominciano a passare i nostri discorsi, del discorso del federalismo. Il federalismo vuol dire che i soldi devono restare sul territorio e quindi devono esserci più soldi alle regioni e quindi se comandiamo noi in regione i soldi li spendiamo per la nostra gente. Capite? Sono cose così, sembra di andare all'elezione ma poi passo dopo passo. 20 anni fa quando si parlava di federalismo io ero noi. Quando si diceva che ci rubavano i soldi eravamo noi razzisti, invece adesso stiamo diventando classe dirigente, stiamo cominciando a governare. Dovete anche avere pazienza perché dobbiamo costruire una classe dirigente, dobbiamo imparare a governare. Questo qui è un primo passo ed è fondamentale, quindi veramente chiedo a tutti, ai giovani non è il caso di dirlo perché loro l'entusiasmo ce l'hanno nel sangue, hanno tutto il futuro davanti, quindi l'entusiasmo dei giovani si deve collegare l'esperienza che abbiamo tutti noi in modo tale che questa battaglia qua la vinciamo e la vinciamo bene, alla grande, e ma tu mastendi questa gente. Grazie a tutti.